Figura, il languor d'amore. Lemma, languore. Intangibile condizione del desiderio amoroso, provato nella sua carenza, al di fuori di ogni voler cogliere. Il satiro dice: voglio che il mio desiderio sia immediatamente appagato. Se vedo un viso che dorme, una bocca socchiusa, una mano lasciata pencolare, io voglio potermici buttare sopra. Questo satiro, figura dell'immediato, è l'esatto contrario del languido spasimante. Nel languore io non faccio che aspettare. E tu, mio altro, senti un po' quando ti deciderai a rispondermi. Ho nostalgia di te, ho voglia di te, sogno di te, per te, contro te. Rispondimi, il tuo nome è un profumo diffuso, il tuo colore spicca tra le spine. Fa che il mio cuore si riabbia con del vino fresco, fammi una coperta di mattino. Io sto soffocando sotto questa maschera, pelle drenata, livellata, niente esiste, a parte il desiderio. Ti scorgo un attimo e non ho più voce. La lingua è rotta, un brivido di fuoco è nelle carni, sottile, agli occhi il buio, rombano gli orecchi. Cola sudore, un tremito mi preda. Più verde di un'erba sono, e la morte così poco lungi sembra. Quando abbracciavo Agatone, l'anima mia saliva alle mie labbra, quasi che, poveretta, dovesse andarsene via. Nel languore amoroso qualcosa se ne va, senza fine. È come se il desiderio non fosse nient'altro che questa emorragia. La fatica amorosa è questo, una fame che non viene saziata, un amore che rimane aperto. E ancora, tutto il mio io è tratto fuori, trasferito all'oggetto amato, il quale ne prende il posto. Il languore sarebbe quindi questo estenuante passaggio dalla libido narcisistica alla libido oggettuale. Figura, la loquela. Lemma, loquela. Questo termine, desunto da Ignazio di Loyola, designa il flusso di parole attraverso cui il soggetto argomenta instancabilmente nella sua testa gli effetti di una ferita d'amore o le conseguenze di un comportamento, forma enfatica del discorso amoroso. In certi momenti, anche se punto solo superficialmente, si scatena nella mia mente una febbre di linguaggio, una sequela di ragioni, di interpretazioni, di allocuzioni. Io non sono più cosciente di quanto può esserlo una macchina che si fa andare avanti da sola, di un organetto la cui manovella è fatta girare con titubanza da un anonimo suonatore e che non smette mai di suonare. Nella loquela niente viene a impedire il rimuginamento. Nell'istante in cui, casualmente, prende corpo in me una frase riuscita, questa frase diventa una formula che io ripeto in proporzione del grado di acquietamento che essa mi dà. Io la rimastico, me ne nutro, come i bambini o i dementi affetti da medicismo, io inghiottisco e ricurgito continuamente la mia ferita d'amore. Io avvolgo di pano, tramo il dossier amoroso e poi ricomincio da capo. I significati del verbo mero omai sono proprio questi: avvolgere, dipanare, tramare. O anche, spesso il bambino autistico osserva le proprie dita che stanno manipolando degli oggetti. Questo è il twiddling. Il twiddling non è un gioco, è una manipolazione rituale, contrassegnata da un certo numero di aspetti stereotipati e compulsivi. La stessa cosa avviene per l'innamorato in preda alla loquela. Egli manipola la sua ferita d'amore. Humboldt chiama la libertà del segno volubilità. Io sono interiormente volubile perché non posso ancorare il mio discorso. I segni girano a ruota libera. Se potessi aggiogare il segno, se potessi sottoporlo a una sanzione, potrei trovare finalmente la pace. Se si potesse ingessare la mente, così come si fa per le gambe, ma io non posso impedirmi di pensare, di parlare. E non c'è nessun regista che può interrompere il cinema interiore che vado filmando a me stesso e che può ordinarmi stop. La volubilità
Sarebbe dunque una sorta di disgrazia specificamente umana. Io sono pazzo di linguaggio, nessuno m'ascolta, nessuno mi guarda, e tuttavia io continuo a parlare, a girare la mia manovella. Mi scelgo una parte, io sono quello che piange. Recito questa parte davanti a me stesso ed essa mi fa piangere. Io sono il teatro di me stesso. E vedendomi piangere così, io piango ancora di più. E se i pianti diminuiscono, subito mi ripeto la parola sferzante che li scatena nuovamente. Ho in me due interlocutori, indaffarati, replica dopo replica, a far salire il tono, come nelle antiche sticomitie. C'è un godimento della parola sdoppiata, raddoppiata, portata fino alla cagnara finale. Werther fa una lunga tirata contro il malumore. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Egli racconta davanti a Carlotta una scena d'addio a un morente. Il ricordo di quel fatto lo prostra ed egli nasconde gli occhi nel fazzoletto. Werther scrive a Carlotta configurandole l'immagine della sua futura tomba. Ero tranquillo quando ho incominciato a scrivere ed ora piango come un bambino perché vedo tutto questo come se fosse vero. A 20 anni, dice Madame de Bourvalmore, dei profondi turbamenti mi costrinsero a rinunciare al canto perché la mia voce mi faceva piangere. Figura, l'ultima foglia. Lemma, magia. Nella vita del soggetto amoroso, non importa a quale cultura esso appartenga, non mancano mai le consultazioni magiche, i piccoli riti segreti e le azioni votive. Qui e là, sugli alberi, resistono ancora le ultime foglie, e io resto spesso pensieroso dinanzi a loro. Contemplo una foglia e la mia speranza vi si aggrappa. Quando il vento la fa muovere, trema tutto il mio essere, e se cade, ahimè, è la mia speranza che cade con lei. Per poter interrogare il destino, c'è bisogno di una domanda alternativa, di un oggetto suscettibile di una modificazione anche semplice, e di una forza estrinseca, divinità, caso, vento, che contrassegni uno dei poli della modificazione. Io faccio sempre la stessa domanda: sarò amato? E questa domanda è alternativa, o tutto o niente. Non riesco a concepire che le cose si evolvano, che siano sottratte all'opportunità del desiderio. Io non sono dialettico. Infatti la dialettica direbbe: la foglia non cadrà e poi cadrà. Ma nel frattempo tu sarai cambiato e non ti porrai più la domanda. Da ogni persona a cui mi rivolgo per conoscere la sorte mi aspetto che dica: la persona che ami ti ama e te lo dirà stasera. A volte l'angoscia è talmente oppressiva, talmente angusta, che si rende necessario fare qualcosa. Questo qualcosa è naturalmente un voto. Se tu ritorni, allora manterrò il mio voto. Confidenza di X. La prima volta accese un cero in una piccola chiesa italiana. Restò colpito dalla bellezza della fiamma e il gesto gli parve meno idiota. E allora pensò: perché privarsi del piacere di creare una luce? Perciò ricominciò, associando a quel gesto delicato, piegare il cero nuovo verso quello già acceso, sfregare leggermente i loro stoppini, prendere piacere vedendo che il fuoco si accendeva, riempirsi gli occhi di quella luce intima e forte, voti sempre più vaghi che, per paura di scegliere, coinvolgevano tutto ciò che non va bene nel mondo. Figura, sono odioso. Lemma, mostruoso. Il soggetto si rende improvvisamente conto di stare soffocando l'oggetto amato, chiudendolo in una rete di soprusi. Di colpo, da individuo sventurato che desta compassione, egli si sente diventare un essere mostruoso. Nel Fedro di Platone, il discorso del sofista Lisia e il primo discorso di Socrate, prima che questi faccia la sua palinodia, poggiano ambedue su questo principio. L'amante si rende odioso agli occhi dell'amato. Segue l'elenco delle cose che danno fastidio. L'amante non può sopportare che, di fronte all'amato, altri siano superiori o pari a lui, e perciò si dà da fare per sminuire i meriti dei suoi rivali.
tiene l'amato lontano da altre compagnie. Comportandosi scaltramente in modo irriguardoso, si ingegna a tenerlo nell'ignoranza, di modo che l'amato non abbia occhi che per lui. Spera segretamente che l'amato perda ciò che ha di più caro: padre, madre, parenti, amici. Non vuole che l'amato abbia una casa e dei bambini. La sua quotidiana assiduità è uggiosa, non accetta di essere trascurato. Vuole che l'amato sia sempre vicino a lui, giorno e notte. Anche se vecchio, si comporta come un tiranno e sorveglia sempre l'amato con occhio malignamente sospettoso, mentre invece non impedisce a se stesso di essere poi infedele e ingrato. Quale che sia il suo pensiero a questo proposito, il cuore dell'innamorato è dunque pieno di cattivi sentimenti. Il suo amore non è generoso. Il discorso amoroso soffoca l'altro, il quale, schiacciato da questo dire massiccio, non trova spazio per esprimersi. Non è che io gli impedisca di parlare, ma so come far scivolare i pronomi. Io parlo e tu mi comprendi, dunque siamo. Talvolta, con terrore, prendo coscienza di questo rovesciamento. Io che mi credevo puro e semplice soggetto, m'accorgo di essere diventato una cosa ottusa che va avanti ciecamente, che schiaccia ogni cosa sotto il peso del suo discorso. Io che amo mi rendo indesiderabile, sono messo sullo stesso piano degli importuni, quelli che danno fastidio, che mettono a disagio, che nuociono, che complicano, che chiedono, che intimoriscono, ovvero più semplicemente quelli che parlano. Ho preso un granchio madornale su me stesso. L'altro è sfigurato dal suo mutismo, come in quei sogni spaventosi in cui la tale o tal'altra persona che noi amiamo ci appare con la parte inferiore del volto completamente cancellata, priva della bocca, e io che parlo sono anch'io sfigurato. Il soliloquio fa di me un mostro, un'enorme lingua. Figura senza risposta. Lemma: mutismo. Il soggetto amoroso è angosciato dal fatto che l'oggetto amato risponda parsimoniosamente o non risponda affatto alle parole, discorsi o lettere che egli gli rivolge. Quando mi rivolgevo a lui, parlandogli di una cosa qualsiasi, X aveva spesso l'aria di guardare e di essere altrove, come se stesse spiando qualcosa intorno a lui. Scoraggiato, smettevo di parlare. Alla fine, dopo un lungo silenzio, X diceva: «Continua, ti sto ascoltando». E allora riprendevo in qualche modo il filo di una storia a cui non credevo più. Simile a una difettosa sala da concerto, lo spazio affettivo comporta dei recessi morti in cui il suono non circola più. Se è così, il perfetto interlocutore, l'amico, non è quindi colui che vi costruisce intorno la più grande risonanza possibile? L'amicizia non può forse definirsi come lo spazio di una sonorità totale? Questa attenzione sfuggente, che posso far mia solo a distanza di tempo, mi porta a pensare in modo gretto. Impegnato con tutte le mie forze a sedurre e a distrarre, io credevo, parlando, di mettere in mostra dei tesori di ingegno, ma questi tesori non vengono apprezzati se non con indifferenza. Io sperpero le mie qualità per niente. Tutto un fermento di affetti, di dottrine, di sapere, di squisitezza, tutta la briosità del mio io va a smorire, a smorzarsi in uno spazio inerte, come se, pensiero colpevole, la mia qualità superasse quella dell'oggetto amato, come se fossi in anticipo su di lui. Orbene, la relazione d'affetti è una macchina precisa. La coincidenza, la giustezza, nel senso musicale della parola, sono fondamentali al riguardo. Ciò che è sfasato è di troppo. La mia parola non è propriamente un cascame, ma piuttosto una giacenza, ciò che non trova consumo immediato e che va al macero. Dall'attenzione assente nasce un'angoscia di decisione. Devo o non devo andare avanti, parlare nel deserto? Avrei bisogno di avere quella spigliatezza che proprio la sensibilità amorosa non può darmi. Devo o non devo fermarmi, rinunciare? Sarebbe come dare a vedere che mi offendo, che metto in causa l'altro, e da questo prenderebbe lo spunto una scenata. Ancora una volta
ci si trova di fronte al tranello. La morte è essenzialmente questo. Tutto ciò che è stato visto sarà stato visto per niente, lutto di ciò che abbiamo percepito. In questi brevi momenti in cui parlo per niente è come se io morissi, giacché l'essere amato diventa una figura sigillata, un personaggio di sogno che non parla, e nei sogni il mutismo è la morte. O anche la madre gratificante mi indica lo specchio, l'immagine, e mi parla: tu sei quella cosa. Ma la madre muta non mi dice cosa sono. Io non ho più basi, fluttuo dolorosamente, senza esistenza. Figura, gli occhiali scuri. Lemma, nascondere. Figura deliberativa. Il soggetto amoroso si domanda non già se egli deve dichiarare all'essere amato il suo amore, ma in che misura deve nascondergli i turbamenti della sua passione, i suoi desideri, le sue angustie, in poche parole, i suoi eccessi. Partito per le vacanze senza di me, dal giorno della sua partenza, X non mi ha più dato alcun segno di vita. Incidente, sciopero delle poste, indifferenza, tattica a distanza, esercizio di un voler vivere temporaneo o semplice innocenza. La cosa mi angoscia sempre di più. Passo attraverso tutti i quadri della scenografia dell'attesa, ma quando in un modo o nell'altro X si farà vivo, dal momento che non può non farlo, che cosa gli dirò? Dovrò nascondergli il mio turbamento ormai passato? Farlo esplodere aggressivamente? È mica bello, avresti almeno potuto. O compassione? Non sai in che agitazione mi hai messo? Oppure lasciare filtrare questo turbamento delicatamente, leggermente, per renderlo manifesto senza farlo pesare all'altro. Ero un po' in pensiero. A questo punto sono colto da una seconda angoscia, quella di dover decidere quale grado di pubblicità dovrò dare alla mia prima angoscia. Sono coinvolto in un doppio discorso da cui non posso uscire. Da una parte mi dico: e se l'altro, per qualche particolare disposizione della sua struttura, avesse bisogno della mia domanda, non potrebbe allora giustificarsi il mio abbandono all'espressione letterale, al dire lirico della mia passione? L'eccesso, la follia, non sono forse la mia verità, la mia forza? E se questa verità, se questa forza riuscisse alla lunga ad impressionare? Ma d'altra parte mi dico, i segni di questa passione rischiano di soffocare l'altro. Non sarebbe perciò meglio, proprio perché lo amo, nascondergli quanto lo amo? Vedo l'altro con occhio sdoppiato. Ora lo vedo come un oggetto, ora come un soggetto. Esito tra la tirannia e l'oblazione. In tal modo finisco col fare a me stesso un ricatto. Se amo l'altro, sono tenuto a volere il suo bene. Ma in questo caso non posso che farmi del male. Tranello, io sono condannato a essere o un santo o un mostro. Essere un santo non posso, ed essere un mostro non voglio. Dunque tergiverso, do a vedere solo un po' della mia passione. Imporre alla mia passione la maschera della discrezione. Si tratta di un valore propriamente eroico. È indegno di un animo nobile spargere intorno a sé le angosce che lo tormentano. Il capitano Paz, eroe di Balzac, si inventa una falsa amante per essere sicuro di celare ermeticamente alla donna del suo migliore amico che egli la ama alla follia. E tuttavia, nascondere totalmente una passione, o anzi semplicemente il suo eccesso, è inconcepibile, non tanto perché il soggetto umano è troppo debole, ma perché, nella sua essenza, la passione è fatta per essere vista. Bisogna che il nascondere si veda. Sappiate che io sto nascondendovi qualcosa. Questo è il paradosso attivo che devo risolvere. Bisogna che insieme la cosa si sappia e non si sappia, che si sappia che non voglio darlo a vedere. Ecco il messaggio che rivolgo all'altro. Larvatus prodeo. Cammino col dito puntato sulla maschera, metto una maschera sulla mia passione, ma con un dito discreto e scaltro indico questa maschera. Ogni passione ha alla fine il suo spettatore. In punto di morte il capitano Paz non può fare a meno di scrivere alla donna che ha amato in silenzio:
Non c'è oblazione amorosa senza teatro finale. Il segno è sempre vincitore. Supponiamo che, a causa di qualche incidente di cui l'altro non si è nemmeno reso conto, io abbia pianto e che, per fare in modo che la cosa non si veda, io metta un paio di occhiali scuri sui miei occhi gonfi. Bell'esempio di negazione, oscurarsi la vista per non essere veduto. Lo scopo di questo gesto è calcolato. Io voglio mantenere il beneficio morale dello stoicismo, della dignità, e al tempo stesso, contraddittoriamente, provocare la tenera domanda: ma che cos'hai? Voglio fare compassione e al tempo stesso destare ammirazione. Voglio essere bambino e adulto nello stesso momento. Ciò facendo, io non gioco, bensì rischio, giacché può sempre darsi che l'altro non si chieda affatto la ragione di quegli occhiali mai visti e che, nel mio gesto, non scorga alcun segno. Affinché, con mano leggera, si senta che sto soffrendo, per nascondere senza mentire, io mi valgo di una preterizione ritorta, divido l'economia dei miei segni. I segni verbali avranno il compito di tacere, di mascherare, di imbrogliare le cose. Io non renderò mai conto verbalmente degli eccessi del mio sentimento. Non avendo mai detto niente degli sconvolgimenti che questa angoscia ha causato, quando essa sarà passata, mi potrà sempre rincuorare il fatto che nessuno ne è venuto a conoscenza. Potenza del linguaggio. Con il mio linguaggio io posso fare tutto, anche e soprattutto non dire niente. Io posso fare tutto con il mio linguaggio, ma non con il mio corpo. Ciò che riesco a nascondere con il mio linguaggio, il mio corpo lo dice. Posso modellare a mio piacimento il mio messaggio, ma non la mia voce. Qualunque cosa essa dica, dalla mia voce l'altro si accorgerà che ho qualcosa. Sono bugiardo per preterizione, ma non so recitare. Il mio corpo è un bambino cocciuto, il mio linguaggio è un adulto molto evoluto. Sicché una lunga serie di sforzi verbali, le mie gentilezze, potranno tutt'a un tratto esplodere in una revulsione generalizzata, una crisi di pianto, ad esempio, davanti agli occhi esterrefatti dell'altro, vanificherà d'un sol colpo gli sforzi e gli effetti di un linguaggio troppo a lungo calibrato. Esplodo, conoscerai al fine Fedra e tutto il suo furore. Figura, e la notte rischiarava la notte. Lemma, notte. Ogni stato d'essere che susciti nel soggetto la metafora dell'oscurità, affettiva, intellettiva, esistenziale, in cui esso si dibatte o si quieta. Io avverto in me, volta a volta, due notti, una buona e l'altra no. Per esprimere questo mi servo di una distinzione mistica. Essere nell'oscurità può verificarsi, senza che vi sia colpa, perché sono privato della luce che illumina le cause e i fini. Essere nelle tenebre mi accade invece quando sono accecato dall'attaccamento alle cose e dal disordine che ne deriva. Il più delle volte mi trovo ad essere nell'oscurità del mio stesso desiderio. Io non so che cosa vuole. Lo stesso bene risulta essere per me un male. Tutto si ripercuote, io vivo a sussulti. Ma altre volte si tratta di una notte diversa. Solo, in posizione meditativa, penso all'altro con calma, lo guardo così com'è, tralascio ogni interpretazione, entro nella notte del non senso. Il desiderio continua a vibrare, ma io non voglio cogliere niente. È la notte del non profitto, del dispendio sottile, invisibile. Io sono lì, seduto semplicemente e tranquillamente, nell'interno nero dell'amore. La seconda notte avvolge la prima, l'oscurità illumina la tenebra, e la notte era oscura ed essa rischiarava la notte. Io non cerco di uscire dall'impasse amorosa facendo ricorso alla decisione, all'autorevolezza, alla separazione, all'oblazione, in poche parole ricorrendo al gesto. Io sostituisco solamente una notte all'altra. Oscurare questa oscurità, ecco la porta di tutte le meraviglie. Figura, nubi. Lemma, nubi.
significato e utilizzazione dell'incupimento dell'umore che coglie il soggetto amoroso a seconda delle varie circostanze. Werther è galante con Federica, la figlia del parroco, al quale Carlotta e lui fanno visita. L'immediata conseguenza è che il viso del signor Schmidt, il fidanzato di Federica, si abbuia. Egli rifiuta di prendere parte alla conversazione. Werther fa allora il processo al malumore. Esso deriva dalla nostra gelosia, dalla nostra vanità. È una disapprovazione di noi stessi di cui facciamo portare il peso agli altri. Trovatemi, dice Werther, un solo uomo che sia di malumore e nello stesso tempo abbia il coraggio di nasconderlo, di sopportarlo da solo, senza distruggere la gioia intorno a sé. Quest'uomo è evidentemente introvabile, poiché il malumore non è altro che un messaggio. Non potendo essere manifestamente geloso senza avere diversi inconvenienti, tra cui il ridicolo, io sposto la mia gelosia, ne do a vedere solo un effetto derivato, temperato e come incompiuto, il cui vero motivo non viene detto apertamente. Incapace di nascondere la ferita d'amore e non esando dichiararne la causa, io transigo, faccio abortire il contenuto senza rinunciare alla forma. Il risultato di questa transazione è l'umore, il quale si presenta come l'indice di un segno. È qui che dovete leggere che qualcosa non va. Io metto semplicemente il mio pathos sul tappeto, riservandomi di vuotare il sacco a seconda delle circostanze, sia che io mi scopra, sia che io mi camuffi. Questo è il malumore, un segno grossolano, un ricatto indegno. Tuttavia ci sono anche delle nubi meno definite, tutte le ombre leggere, di origine incerta, che passano sulla relazione, che modificano repentinamente la luce, l'aspetto. Tutto a un tratto ci si trova di fronte a un altro paesaggio. La scena è offuscata da una sottile cappa scura. E allora le nubi non sono più che questo. Sento che qualcosa mi manca. Io attraverso fugacemente gli stati d'essere dell'incompletezza mediante i quali lo Zen ha saputo codificare la sensibilità umana. La solitudine, la tristezza che mi deriva dall'incredibile naturalità delle cose, la nostalgia, il sentimento della stranezza. Sono felice, ma sono triste. Figura il nastro. Lemma: oggetti. Ogni oggetto che sia stato toccato dal corpo dell'essere amato diventa parte di questo corpo e il soggetto vi si attacca appassionatamente. Werther moltiplica i gesti di feticismo. Bacia il nastro rosa che Carlotta gli ha regalato per il suo compleanno, bacia il biglietto che lei gli manda, bacia le pistole che lei ha toccato. Dall'essere amato emana una forza che niente può fermare e che impregna tutto ciò che esso sfiora anche solo con lo sguardo. Se, non potendo andare a trovare Carlotta di persona, Werther le manda il suo domestico, è il domestico sul quale essa ha posato lo sguardo che diventa per Werther una parte di Carlotta. Ogni oggetto che sia stato in tal modo consacrato diventa simile alla pietra di Bologna che, se lasciata al sole, ne assorbe i raggi e per un certo tempo splende nell'oscurità. All'infuori di questi feticci, nel mondo amoroso non vi è alcun altro oggetto. È un mondo sensualmente povero, astratto, dilavato, disinvestito. Il mio sguardo passa attraverso le cose senza discernere la loro seduzione. Ogni sensualità mi vede morto. Io sono vivo solo per quella del corpo seducente. La sola cosa del mondo esterno che posso associare al mio stato d'essere è il colore del giorno, come se il tempo che fa fosse una dimensione dell'immaginario. L'immagine non è né colorata né profonda, essa è però provvista di tutte le sfumature della luce e del calore, comunica con il corpo amoroso, che si sente bene o male, globalmente, unitivamente. Nello haiku giapponese il codice esige che vi sia sempre una parola che si richiami al momento del giorno e dell'anno, è il kigo, la parola stagione. Ciò che la notazione amorosa ha dello haiku è il kigo, questa sottile allusione alla pioggia, alla sera, alla luce, a tutto ciò che bagna, che diffonde.
figura l'oscenità dell'amore, lemma osceno. Screditata dall'opinione moderna, la sentimentalità dell'amore deve essere recepita dal soggetto amoroso come una grave trasgressione che lo lascia solo ed esposto. Attraverso un rovesciamento di valori, ciò che oggi rende osceno l'amore è quindi proprio questa sua sentimentalità. Esempio di oscenità. Tutte le volte che si adopera la parola amore, l'oscenità cesserebbe se si dicesse per ridere l'amore. O anche serata all'opera, un pessimo tenore compare sulla scena. Per esprimere il suo amore alla donna che ama e che è lì al suo fianco, si pianta in mezzo al palcoscenico volgendosi verso il pubblico. Io sono quel tenore, come un grosso animale, osceno e stupido, vividamente illuminato da una luce di proscenio, declamo un'aria arcinota senza guardare la persona che amo e a cui pure dovrei rivolgermi. O anche, non gli sembrava proprio che a quella parola amore si addicesse una ripetizione così frequente. Al contrario, quelle due sillabe gli divennero a lungo andare molto antipatiche e fecero sorgere nella sua mente un'immagine come di latte annacquato, qualcosa di bianco-azzurrastro, di insipido. O infine, il mio amore è un organo sessuale dotato di una straordinaria sensibilità che potrebbe vibrare facendomi mettere delle grida atroci, le grida di una grandiosa ma fetida eiaculazione, in preda al dono estatico che l'essere fa di se stesso in quanto vittima nuda, oscena, dinanzi agli scoppi di risa delle prostitute. Tutto il disprezzo che si abbatte sul pathos sarà per me, in passato, in nome della ragione, oggi, in nome della modernità, la quale accetta qualsiasi soggetto, purché sia generalizzato. Incontro con un intellettuale innamorato. Per lui recepire l'estrema stupidità, la stupidità nuda del suo discorso, equivale al denudarsi in pubblico del soggetto di Bataille. È la forma necessaria dell'impossibile e del supremo. Un'abiezione tale che nessun discorso della trasgressione può recuperare e che si espone senza protezione al moralismo dell'antimorale. Egli considera perciò i suoi contemporanei come tanti innocenti. Sono innocenti quelli che censurano la sentimentalità amorosa in nome di una nuova moralità. Il segno distintivo dell'animo moderno non è la menzogna, ma l'innocenza che è incarnata nel falso moralismo. Fare ovunque la scoperta di questa innocenza, ecco forse la parte più ributtante del nostro lavoro. Rovesciamento storico. Ciò che è indecente non è più la sessualità, ma la sentimentalità, censurata in nome di ciò che in fondo non è che un'altra morale. L'innamorato delira, ma il suo è un delirio stupido. Cosa c'è di più stupido di un innamorato? Esso è così stupido che nessuno osa tenere pubblicamente il suo discorso senza fare ricorso a una mediazione ponderata, romanzo, teatro o analisi. Il daimon di Socrate, quello che parlava prima in lui, gli suggeriva: no, il mio daimon è, al contrario, la mia stupidità. Come l'asino nicciano, nella sfera del mio amore, io dico di sì a tutto. Mi impunto, rifiuto l'apprendistato, ripeto gli stessi comportamenti. Non mi si può educare e io stesso non posso farlo. Il mio discorso è continuamente irriflessivo. Non so rigirarlo, suddividerlo, limarlo, disporvi delle virgolette. Parlo sempre col cuore in mano. Mi limito a un delirio prudente, conforme, discreto, addomesticato, banalizzato dalla letteratura. La stupidità è l'essere sorpresi. L'innamorato lo è continuamente. Esso non ha il tempo di trasformare, di coprire, di proteggere. Forse è cosciente della sua stupidità, ma non la censura. O anche la sua stupidità agisce come una stortura, una perversione. È stupido, dice, e tuttavia è vero. Tutto ciò che è anacronistico è osceno. Come divinità moderna, la storia è repressiva. La storia ci proibisce di essere inattuali. Del passato noi sopportiamo solo le rovine, i monumenti, il kitsch o il retro, che è divertente.
Questo passato noi lo riduciamo al suo solo autografo. Il sentimento amoroso è antiquato, ma questo essere fuori moda non può neppure essere recuperato come spettacolo. L'amore cade fuori del tempo interessante. Nessun significato storico, polemico può essergli dato. La sua oscenità sta in questo. Nella vita amorosa, il tessuto degli incidenti è d'una incredibile futilità, e questa futilità, unita alla più grande serietà, è veramente sconveniente. Quando sto gravemente meditando di suicidarmi per una telefonata che non arriva, si ha un'oscenità pari a quella del Papa che, in Sade, sodomizza un tacchino. Ma l'oscenità sentimentale è meno strana ed è appunto ciò che la rende più abietta. Niente può superare l'indecenza di un soggetto che si accascia perché il suo altro ha assunto un'aria assente, quando nel mondo ci sono ancora tanti uomini che muoiono di fame, tanti popoli che lottano duramente per la loro libertà, eccetera. Il tributo morale decretato dalla società per tutte le trasgressioni colpisce oggi la passione più ancora del sesso. Che X abbia degli enormi problemi con la sua sessualità risulta comprensibile a tutti, ma nessuno si interessa ai problemi che Y può avere con la sua sentimentalità. L'amore è osceno proprio perché mette la sentimentalità al posto della sessualità. L'oscenità amorosa è estrema. Niente può incanalarla, conferire il valore profondo di una trasgressione. La solitudine del soggetto è timida, priva di qualsiasi ornamento. Nessun bataille darà espressione a quel tipo di oscenità. Il testo amoroso è fatto di piccoli narcisismi, di meschinità psicologiche. Esso non ha grandiosità. Oppure la sua grandiosità sta appunto nel non poter raggiungere nessuna grandezza, neppure quella del materialismo spicciolo. Si tratta dunque del momento impossibile in cui l'oscenità può veramente coincidere con l'affermazione, con l'amen, con il limite estremo della lingua. L'osceno dicibile come tale non può più rappresentare il livello massimo dell'oscenità. Io stesso, dicendolo, anche solo attraverso il baluginare di una figura, sono già recuperato. Figura, sono pazzo. Lemma, pazzo. Il soggetto amoroso è colto dall'idea di essere o di diventare pazzo. Sono pazzo ad essere innamorato. Non lo sono per il fatto di poterlo dire. Sdoppio la mia immagine, dissennato ai miei occhi, semplicemente sconsiderato agli occhi degli altri, a cui racconto molto assennatamente la mia pazzia, cosciente di questa pazzia, discettando su di essa. Werther incontra sui monti un folle. In pieno inverno, esso vuole raccogliere dei fiori per Carlotta, che un tempo ha amato. Quando era in manicomio, quest'uomo era felice, non sapeva più niente di sé. Werther si riconosce a metà nel folle dei fiori. È, come lui, pazzo per passione, ma privato di qualsiasi possibilità di accedere alla felicità dell'incoscienza. Egli soffre per il fatto di non riuscire a essere pazzo. Si dice che ogni innamorato sia pazzo, ma si può immaginare un pazzo innamorato? No, certo. Io ho solamente diritto a una follia povera, incompleta, metaforica. L'amore mi rende come pazzo. Ma io non comunico con il soprannaturale, non sono pervaso dalla sacralità. La mia follia, semplice stoltezza, è piatta, per non dire invisibile. Per di più, la cultura l'ha totalmente addomesticata. Essa non fa paura. Da 100 anni a questa parte si ritiene che la follia letteraria consista in questo: io e un altro. La follia è un'esperienza di spersonalizzazione. Per me, soggetto amoroso, essa è invece esattamente il contrario. Ciò che mi rende pazzo è il fatto di diventare un soggetto, di non potermi impedire di esserlo. Io non sono un altro. Questo è ciò che constato con sgomento. Storia zen. Nel pieno della calura, un vecchio monaco è intento a far seccare dei funghi. Perché non fai fare questo lavoro a un altro? Un altro non è me, e io non sono un altro. Un altro non può fare l'esperienza della mia azione. Io devo fare la mia esperienza di far seccare i funghi.
Io sono indefettibilmente me stesso e in ciò risiede la mia pazzia. Io sono pazzo perché consisto. Pazzo è colui che è puro di ogni potere. Come sarebbe? L'innamorato non conosce l'eccitazione che deriva dal potere? L'asservimento è pur sempre una cosa che mi riguarda. Asservito ma desideroso di asservire, anch'io sento a mio modo la brama di potere, la libido dominandi. Non dispongo forse anch'io, al pari dei sistemi politici, di un discorso ben fatto, sciolto, articolato? Tuttavia, ed ecco la mia particolarità, la mia libido è assolutamente circoscritta. Non ho altra dimora all'infuori della dualità amorosa. Non un solo atomo al di fuori di questo, e quindi non un solo atomo di gregarietà. Io sono pazzo, non perché io sia originale, ma perché sono tagliato fuori da ogni forma di socialità. Se, in diverso grado, gli altri uomini sono sempre i militanti di qualcosa, io, dal canto mio, non sono soldato di niente, neanche della mia propria follia. Io non socializzo. Figura. Perché? Lemma. Perché? Mentre da un lato si domanda ossessivamente perché non è amato, dall'altro il soggetto amoroso continua a credere che in fin dei conti l'oggetto amato lo ama, solo che non glielo dice. Esiste per me un valore superiore, il mio amore. Io non mi dico mai a che pro. Non sono nichilista, non mi chiedo qual è il fine. Nel mio discorso monotono non vi sono mai dei perché, ce n'è uno soltanto, sempre lo stesso. Ma perché tu non mi ami? Come si può non amare questo io che l'amore rende perfetto? Domanda la cui insistenza sopravvive all'avventura amorosa. Perché non mi hai amato? O anche, o dimmi, dilettissimo amore del mio cuore, perché mi hai abbandonato? Ben presto, o contemporaneamente, la domanda non sarà più perché non mi ami, ma perché mi ami solo un po'? Come fai ad amare un po'? Che cosa vuol dire amare un po'? Io vivo nel regime del troppo o del non abbastanza. Avido come sono di coincidenza, tutto ciò che non è totale mi sembra parsimonioso. Ciò che io cerco è occupare un luogo da cui non siano più percepibili le quantità, e da cui si è bandito il bilancio. O anche, dato che sono nominalista, perché non mi dici che mi ami? La verità è che, paradosso esorbitante, non smetto mai di credere di essere amato. Io allucino ciò che desidero. Ogni dolore mi è dato più dal tradimento che non dal dubbio. Infatti, solo chi crede di essere amato può essere geloso, e solo chi ama può tradire. Episodicamente, l'altro manca nei confronti della sua essenza, che è quella di amarmi. Ecco l'origine della mia infelicità. Ma un delirio esiste soltanto se da esso ci si desta. Finalmente, un bel giorno, capisco che cosa mi è accaduto. Credevo di soffrire per il fatto di non essere amato, mentre invece soffrivo perché credevo di esserlo. Vivevo nell'imbroglio di credermi contemporaneamente amato e abbandonato. Chiunque avesse ascoltato il mio linguaggio interiore non avrebbe potuto che esclamare: ma cos'è che vuole, in fin dei conti? Figura. Il pettegolezzo. Lemma. Pettegolezzo. Dolore provato dal soggetto amoroso allorché constata che l'essere amato è coinvolto in un pettegolezzo e sente parlare di lui come di una persona qualunque. Sulla strada che porta a Falero, un uomo si sta annoiando. Egli ne scorge un altro che cammina davanti a lui, lo raggiunge e gli domanda di raccontargli i discorsi scambiati al convivio dato da Agatone. Così nasce la teoria dell'amore, da un caso, da una noia, da una voglia di parlare o, se si vuole, da un pettegolezzo lungo 3 chilometri. Aristodemo ha assistito al famoso simposio. Egli lo ha raccontato ad Apollodoro che, sulla strada di Falero, lo racconta a sua volta a Glaucone. E ciò facendo, con la mediazione del libro, lo racconta a noi che ancora ne stiamo parlando. Il simposio non è dunque solo una conversazione, noi parliamo di qualcosa, ma anche un pettegolezzo, noi parliamo, tra di noi, degli altri. Quest'opera rientra quindi nel campo di pertinenza di due linguistiche,
a cui solitamente non viene dato spazio, dal momento che la linguistica ufficiale si occupa unicamente del messaggio. La prima postulerebbe che nessuna questione può essere formulata senza la trama di una interlocuzione. Per parlare dell'amore, i convitati non solo parlano tra di loro, da immagine a immagine, da posto a posto, ma implicano anche in questo discorso generale i legami amorosi in cui sono coinvolti. Questa sarebbe la linguistica della conversazione. La seconda linguistica direbbe che parlare significa sempre dire qualcosa di qualcuno. Parlando del simposio, dell'amore, è di Socrate, di Alcibiade e dei loro amici che Glaucone e Apollodoro parlano. Il soggetto viene a galla attraverso il pettegolezzo. La filologia attiva, quella delle forze del linguaggio, comprenderebbe quindi due linguistiche obbligate: quella della interlocuzione, parlare a un altro, e quella della delocuzione, parlare di qualcuno. Werther non ha ancora fatto la conoscenza di Carlotta, ma nella carrozza che lo sta portando al ballo campestre, un'amica, voce del pettegolezzo, commenta per Werther colei la cui immagine lo estasierà di lì a poco. È già impegnata, non bisogna innamorarsene, eccetera. Ecco allora che il pettegolezzo riassume e preannunzia la vicenda futura. Il pettegolezzo è la voce della verità. Werther si innamorerà di un oggetto già scelto e questa voce è magica. L'amica è una fata cattiva che, mentre sembra stornare, predice e invoca. Quando l'amica parla, il suo discorso è insensibile. Il pettegolezzo è leggero, freddo e in tal modo assurge a una sorta di obiettività. La sua voce sembra insomma doppiare la voce della scienza. Queste due voci sono riduttive. Quando la scienza parla, avverto talora il suo discorso come il brusio di un pettegolezzo che discredita e denigra leggermente, freddamente e obiettivamente ciò che io amo, che ne parla con la voce della verità. Il pettegolezzo riduce l'altro a lui, lei, e questa riduzione mi riesce insopportabile. Per me l'altro non è né lui né lei, esso ha soltanto il suo proprio nome, il suo nome proprio. Il pronome di terza persona è un pronome malvagio, è il pronome della non persona, il pronome che abolisce, che annulla. Quando constato che il discorso comune si appropria del mio altro e me lo rende sotto forma di un esangue sostituto universale, applicato a tutte le cose che non sono lì a portata, è come se io lo vedessi morto, trasformato, sistemato in un loculo nel muro del grande mausoleo del linguaggio. Per me l'altro non potrebbe mai essere un referente. Tu non sei mai altro che te stesso. Io non voglio che l'altro parli di te. Figura, elogio delle lacrime. Lemma, piangere. Particolare propensione a piangere del soggetto amoroso. Modi di apparizione delle lacrime e loro funzione nel soggetto in questione. Ad ogni minima emozione amorosa, sia di felicità che di noia, Werther scoppia in lacrime. Werther piange spesso, molto spesso e copiosamente. Ma chi piange in Werther? L'innamorato o il romantico? Quella di lasciarsi andare a piangere è forse una peculiare predisposizione del tipo amoroso? Sottoposto all'immaginario, l'innamorato non si cura minimamente della censura che oggi tiene l'adulto lontano dalle lacrime e attraverso cui l'uomo intende affermare la sua virilità. Soddisfazione e materna commozione della Piaf, «Mais vous pleurez, milord!» Dando libero sfogo alle lacrime, l'innamorato rispetta gli ordini del corpo amoroso, che è un corpo bagnato, in espansione liquida. Piangere insieme, sciogliersi insieme. Dolcissime lacrime concludono la lettura di Klopstock che Carlotta e Werther fanno in comune. Chi dà all'innamorato il diritto di piangere se non un rovesciamento dei valori di cui il corpo è il primo a fare le spese? Egli accetta di ritrovare il corpo bambino. Ma qui, oltre al corpo amoroso, vi è anche un corpo storico. Chi scriverà la storia delle lacrime? In quali società, in quali epoche si è pianto? Da quando gli uomini, e non le donne, hanno smesso di piangere? Perché a un certo momento la sensibilità è tornata ad essere sensibileria?
Le immagini della virilità sono mutevoli. I greci, la gente del XVII secolo, piangevano molto a teatro. Stando a Michelet, San Luigi si affliggeva per il fatto di non aver ricevuto il dono delle lacrime. Una volta sentì le lacrime scendergli dolcemente sul volto, ed esse gli parvero gustose e dolcissime, non solo al cuore, ma anche alla bocca. Forse piangere è un po' generico, forse non bisogna far risalire tutte le lacrime a un medesimo significato, forse nello stesso innamorato vi sono più soggetti impegnati a piangere in modi simili ma diversi. Qual è quell'io che ha le lacrime agli occhi? Qual è quell'altro io che un tal giorno è stato lì lì per piangere? Chi sono io che piango tutte le lacrime del mio corpo o che, svegliandomi, verso un fiume di lacrime? Se ho tanti modi di piangere, forse è perché, quando piango, mi rivolgo sempre a qualcuno e perché la persona a cui le mie lacrime sono destinate non è sempre la stessa. Io adatto i miei modi di piangere al tipo di ricatto che, con le mie lacrime, intendo esercitare intorno a me. Piangendo, voglio impressionare qualcuno, fare pressione su di lui. Questo qualcuno potrebbe essere, ed è quasi sempre, l'altro, che si vuole in questo modo costringere ad assumere apertamente la sua commiserazione o la sua insensibilità. Ma potrei anche essere io stesso. Mi faccio piangere per provare a me stesso che il mio dolore non è un'illusione. Le lacrime sono dei segni, non delle espressioni. Attraverso le mie lacrime io racconto una storia, do vita a un mito del dolore e da quel momento mi uniformo ad esso. Posso vivere con il dolore perché, piangendo, mi do un interlocutore enfatico che riceve il messaggio più vero, quello del mio corpo e non già quello della mia lingua. Cosa sono mai le mie parole? Una lacrima sola dice assai di più.